Abbiamo questo oggetto della lesa, che supponiamo sia leso. Sento rumore di bruciaticchio. Brucia, brucia! Brucia! Niente da fare. Niente da fare. Questo viene via con la violenza. Dove cazzo è finito? Bastardo. Non abbiamo concluso un cazzo, non è servita un cazzo perché qua non c'è niente. Ma vaffanculo. Questa puntina mi ha già rotto i coglioni. Questo giradischi mi ha già spaccato il cazzo. Il fatto che lui non stia in posizione mi sta fratturando l'insieme formato dal cazzo e dalle palle. Oddio. Fiammiferi degli anni 60-70, chi lo sa? Ah, che rottura di coglioni. È contro la mia religione fare una roba del genere. Anzi, questa la buttiamo nell'umido, mi raccomando, prendetemi molto sul serio quando vi dico che io butto le cose nell'umido. Qui è estremamente facile mettere questi condensatori, perché qui abbiamo la massa e qui abbiamo i due positivi, quindi uno qua e uno qua, le masse in comune, e come vedete possiamo già fissare i nostri condensatori. Anzi, intanto io glieli saldo e vaffanculo, così siamo a posto e abbiamo ripristinato la parte funzionale. Pallazza di stagno e via, in allegria. Guarda, questa parte la trimmiamo, giusto perché siamo delle persone per bene. E abbiamo i condensatori sostituiti. Questo ci va sopra? Questo ci va perfettamente sopra. Quindi potremmo proprio attaccarlo così. Ora vediamo se riesco a richiudere e a fare questa cazzata. Ma giusto per voi, lo sto facendo per voi. Era uno schifo intriso di merda. Si può fare di meglio? Sì. Me ne fotte qualcosa? Assolutamente no. È un lavoro del cazzo? Certamente. Ma come già detto, io me ne sbatto e quindi lo faccio così. Vediamo se ci entrano i condensatori, ma ora che ho messo questo anello, i condensatori entrano con fastidio. Niente, io non lo metto. Mi dispiace, ci ho provato, ma ho deciso che me ne sbatto. Quindi lascio questi e vaffanculo. Ora diamo un'occhiata a questo Ducati. 0,10 microfarad 630 volt. 100 nanofarad, 0,10 microfarad. 630 volt, Ducati, bello pesante. Io lo sostituisco con codesto, che ci entra perfettamente, è più piccolo, glielo metto direttamente e vaffanano. Certo, se fosse comodo, se la vita ci desse della comodità un giorno, solo un giorno della nostra vita, se avessimo della comodità. Olè. Altro elettrolitico che disarticoliamo immediatamente e che è doppio anche lui. Maledizione.
Ora, i figli di puttana che hanno montato questi condensatori hanno piegato i piedini. Vedete, io sono costretto a fare questa cosa indegna per poterlo smontare perché qualche figlio di puttana ha piegato i piedini. Eppure questi sono stati piegati in modo veramente incivile. Ok, e questo è venuto via. Guardate questo come gonfio sotto. Questo è un 32 più 32, 300 volt. Vi ho tralasciato le bestemmie, ma questi due li ho messi in sostituzione di codesto. Adesso mi mancano questi due e ho deciso che questi probabilmente li lascerò. Non lo so, devo vedere come sono. Li proverò. Guardate questo che è uscito da qui ed è praticamente è esploso, è praticamente esploso il tappo di gomma. Condensatore già messo, saldiamo. Ora c'è questo qua che presumo dello stesso valore, più o meno, anche lui con i piedini piegati. Maledico il tecnico che ha montato questa scheda. E anche questo è da 50 microfarad 25-30 volt, quindi ce l'abbiamo qua. E ora ovviamente io non mi ricordo più il senso. Eh già, non me lo ricordo più. E suppongo che sia questo il positivo perché è quello che ho raddrizzato maledicendo il tecnico, mentre questo l'ho sfilato via storto. Da notare che faccio anch'io come il tecnico. Quindi sono io stesso un bastardo che piego i piedini. Potremmo dare una provata al volo a uno di questi. Uno di questi giusto per vedere se per caso sono in perdita questi Ducati. Quindi ora ne smonto uno e faccio la prova. Smonto questo. E anche lui, come vedete, i piedini sono stati piegati. E quindi dobbiamo fare questo lavoro del cazzo. Quindi di qua. Dove cazzo l'ho tolto? Qua. Ed è da 400 volt, 0,033, quindi da 33, da 33 nanofarad 400 volt sembrerebbe. Ma vediamolo con il Megger. Mi dicono che il Megger serve a fare misure di isolamento sugli impianti elettrici. Siamo d'accordo, ma il Megger è anche estremamente utile per controllare i condensatori che devono lavorare ad alta tensione per capire se per caso si sono trasformati col tempo in resistenze. E quindi lo vedremo provando questo condensatore applicandogli alta tensione. E come vedete è perfetto, non ha dato una misura di resistenza. Quindi io presumo, avendo fatto un test empirico su uno di essi, che questi condensatori stiano bene e quindi non li sostituirò. Quindi ora raddrizzo i piedini e glielo risaldo esattamente dov'era. In tutto questo siamo stati fortunati, non abbiamo il motore realizzato in quel metallo maledetto, quella lega chiamata Zama, se non mi ricordo male, ma è proprio un pezzo de ferro piegato con degli altri pezzi de ferro e quindi questo motorino è in ottime condizioni. Magari dopo gli diamo una oliata. Qui non trovo altri condensatori degni di sostituzione, me ne fotto delle resistenze e dei loro valori, saranno sicuramente fuori tolleranza. Elettrolitici tolti, recappati, questo l'abbiamo sostituito. Qui abbiamo un cavo che si crumbla e questo è un problema nei Lesa, ma noi non lo toccheremo. Questi cavi meno si toccano meglio è, come vedete questo cavo si sta letteralmente facendo a pezzi. E questo è l'isolamento. L'isolamento di questi cavi è secco, è una gomma ed è
smerdata, solo che è smerdata pure qui dove arriva. Quindi io non lo tocco e presumo che ci sia distanza tra i conduttori. Qua non tocca nulla, è un filo volante, vedete qua è scoperto, qui forse anche pure, ma me ne sbatterò, vedete qua è scoperto. Basta non toccarlo, ignorare il problema, noi ignoreremo questo problema e vedrete che tutto andrà bene. E per darvi ulteriore fastidio userò il WD-40 sui potenziometri. Perché? Perché funziona, perché è una buona cosa. Il WD-40 sui potenziometri è un'ottima cosa. Siamo pronti ad accendere. Qui abbiamo i condensatori a 30 gradi perché li abbiamo scaldati prima. Vabbè, me ne sbatto. Adesso lo accendiamo, perché così vediamo che succede. È acceso, ma è freddo. Freddo e silenzioso, un po' troppo. Siamo sicuri che è acceso? Dio. No, sono un coglione, non l'avevo acceso io. Innalziamo il volume un po'. Ecco così. E a questo punto vediamo se lui si accende, come si accende. Beh, il motore si è acceso. Oh, fumo. Abbiamo del fumo magico. Mi domando come mai abbiamo del fumo magico. È una cosa molto strana. Perché, avendo cambiato dei condensatori, otteniamo adesso del fumo magico provenire da un connettore, quindi da una cosa priva di alcun senso. Qual è il motivo? Vediamo, vediamo, proviamo ancora. Da dove viene questo fumo magico? Da nessun'altra parte. Il fumo magico si è spontaneamente interrotto. Ah, ecco, viene dai cavi. Eh sì. Vedete, viene proprio dai cavi. E questo è il problema, gli isolamenti di questi cavi. Gli isolamenti di questi cavi. Ma lì non c'è un cazzo da fare. Lì non c'è un cazzo da fare, io non so cosa fare per questo problema. C'è anche un cavetto di saldato qui. Vedete? No, non vedete. Ecco, ora vedete. Questo filo è dissaldato. Come mai? Proviamo a risaldarlo. Ho risaldato quel filo. Io do per scontato che questo coso prenderà fuoco prima o poi, a causa di quei cavi. Io l'ho riacceso, non fa più rumoracci, l'ho semplicemente richiuso così e a questo punto vediamo che cosa succede. Non si sente più assolutamente niente. Bene. Morto. Ah, certo. Sapete perché? Perché sono un coglione di proporzioni bibliche. Perché non ho collegato le casse? Se io non collego le casse, come pensate che si possa sentire? Quindi ora collegherò le casse. Ed ecco che già spunta il suono, copyright. Però adesso si sente. C'è un canale che si sente piano. Vediamo se questo per caso. Non so cosa significhi questo. I toni funzionano, i bassi pure. Ah, ok, c'è un falso contatto. Però funziona. Non è proprio il massimo come volume, però funziona bene. Wow!
e non posso farvelo sentire. Ok, c'è un falso contatto. C'è un falso contatto sicuramente qui. Ho rifatto le saldature sotto, c'erano dei falsi contatti. Molte saldature erano, come dire, vuote, erano cave. E quindi ho rifatto tutte le saldature e ora si sente veramente bene. Non posso farvelo sentire purtroppo. Non posso, mi dispiace, non è possibile. E suona veramente bene, devo dire, eh? Ma non posso farvelo sentire, non è possibile. Ah, la maledizione del copyright su YouTube, è veramente una maledizione. È una cosa veramente incivile. È incivile, incivile, questa proibizione di usare i materiali sotto copyright secondo il fair use, perché questo è fair use, io devo provare un apparecchio e non posso farlo perché mi viene impedito da questa stupida regola. Posso farvi sentire solamente il, ecco, se non che ora si è spento, non l'ha mai fatto prima, vaffanculo. Ma non ti spegnere, male niente, si spegne improvvisamente, si è messo a funzionare, prima girava e adesso invece si spegne in automatico. Va bene, allora vai a fare in culo, cosa vuoi che ti dica? Questo si sente veramente bene, però non ve lo posso fare sentire. Ci devo parlare sopra, sono costretto a parlarci sopra in continuazione e voi non potete sentire perché sennò il copyright mi fotte. E proprio mentre stavo per chiudere tutto in preda all'allergia, infatti sto parlando in questo modo, proprio mentre l'allergia mi sta massacrando, io ottengo del disagio. Ottengo che un canale mi suona più forte dell'altro. E non riesco a capire se è un problema di puntina del giradischi rovinata o di falsi contatti qui. Yo. O di valvole. Quindi adesso io procedo a fare alcune prove. Innanzitutto scambiando tra di loro le valvole. Dopodiché proverò iniettando del segnale e seguendolo, vedere dove si perde, insomma. Non riesco neanche a parlare. Sto provando odio per questo troiaio e mi domando, ma chi me l'ha fatto fare? Ora scambio tra di loro la posizione delle valvole e vediamo se per caso una valvola è più fottuta dell'altra, chi lo sa? Questa è la cosa più semplice da provare, quindi noi la proviamo. Io faccio questa. Questa prova scema la faccio al volo proprio. Oddio. Oddio mio, ma chi me l'ha fatto fare? Vediamo un po'. Metto un disco. Vaffanculo! Puh! Nella serie non voglio rovinare la puntina, ma vai a fare in culo! Dio! Porco! Porco! Vaffanculo, dio c***o! E poi c'è il meccanismo di distacco che si stacca troppo presto. Va bene, altra cosa da sistemare. Fanculo! Ho trovato questi condensatori Ducati che mi sono rimasti nelle mani e questi andavano al potenziometro del volume. Io li presumerei guasti, quindi adesso faremo una cosa molto importante. Un bel panino col salame. Per questo tipo di difetti solo un panino col salame ci può aiutare. E quindi oggi faremo questo. Un panino con il salame. Sul tavolo del laboratorio, sporco. Panino col salame sul tavolo sporco. Dai, ci mettiamo qua. Con i condensatori. Pane e condensatori. Mettiamo una discreta quantità di salame.
Oggi salame, oggi c'è voglia di salame e quindi ogni tanto bisogna anche mangiare qualcosa di schifoso, che poi il salame non è schifoso, però tutto sta a non abusarne, ma ci sono momenti in cui si prova desiderio di salame ed è questo desiderio di salame che mi muove oggi a nutrirmi di esso. Specialmente dopo aver smontato dei condensatori difettosi, viene voglia di salame. Viene sempre voglia di salame quando si smontano dei condensatori. E sembra che il problema fossero effettivamente questi condensatori che mi sono rimasti in mano mentre li smontavo. Li ho sostituiti e funziona. Si sente perfettamente al centro. Se non fosse questa musica di merda che ora io metterò a 78 giri, si sente molto bene, devo dire. Posso andare di qua e ora mi amplifica anche di là. Quindi è ok, sono a posto, l'ho sistemato, va bene così. Il resto non lo tocco perché sta funzionando bene. Vediamo se riesco a sistemare questa faccenda meccanica per cui lui stacca quando arriva a metà disco e non alla fine. Perché lui adesso arriverà qui, infatti ha staccato e non dovrebbe staccare adesso, dovrebbe staccare dopo. Vediamo se è qualcosa da regolare a livello di meccanica. Ed anche qui ci sono volute svariate bestemmie e si è reso necessario pulire la parte meccanica, sbloccare soprattutto questa parte che aggancia qua e poi deve scorrere così e offrire un pochino di resistenza tramite questa, vedete, questa cosa che si spinge all'indietro, questa parte qua. Poi però deve tornare verso di qua, deve tenere premuto un pochetto e immagino deve fare questo lavoro qua. Vediamo se si riesce a vedere mettendo questo, perché questo ha una specie di molletta qui, quindi se io faccio così, adesso attacco così, lui gira, lui però arriva così e non sta mollando, poi tira un po' e arriva, lo tiene in pressione, dopodiché deve in qualche modo agganciare. È così che deve funzionare, credo. Sembrerebbe andare, ma fra poco si staccherà. Abbasso il volume, vediamo un po' se per caso. Yeah. Sembrerebbe che forse ce la facciamo, io non lo tocco. Lui è storto, io parlo, è storto, parlo. Sta finendo, ancora non è finito, però sono quasi arrivato alla fine e in questo momento io devo improvvisare, devo dire delle cose per coprire questa maledetta musica, il copyright di YouTube, copyright, maledizione, forse ce l'ho fatta, forse con il WD-40 ho sortito l'effetto desiderato. Sembrerebbe di sì. Sì, ce l'ho fatta, vittoria del socialismo lui, vittoria del socialismo lui, però, io lo pronuncio come dico io, socialismo lui. Per finire voglio ripristinare l'originalità delle casse, perché queste prolunghe aggiunte con i cavi così sono veramente una cagata vomitata. E qua abbiamo un nodo che stringe del cartoncino. Vediamo se riusciamo a vedere che cartoncino è. È un cartoncino di recupero messo lì. Ora io dissalderò questo schifo con i nervi che già ho e salderò i cavi originali.
e toglierò questa cagata schifosa. Ho accorciato i cavi e ho rimesso i cavi originali, quindi adesso è tutto a posto. Per cui direi che finisce qui. Notevole. Ma il copyright mi fotte. Va bene, non potete sentire niente, non potete sentire niente perché YouTube me lo impedisce. Per cui grazie. Abbiamo recuperato una fonovaligia stereo, l'Esafon Sagittario. Notevole, devo dire. Modello LF380A. Come si legge sull'etichetta, ma voi non leggete perché c'è il riflesso. Ecco. Funziona. Devo dire, funziona e sono discretamente contento.